Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Allora, sul passato, sia sulla controffensiva, che effettivamente non ha ottenuto grandi risultati, sì, credo che ci sia stato un tema di capacità militari, credo che ci sia stato anche un enorme tema di addestramento. E che comunque tutto questo è arrivato troppo poco, troppo tardi, permettendo alla Russia di fortificare in modo piuttosto impressionante tutti quei 900 chilometri quasi appunto di linea di contatto. Ma effettivamente il tema forse ancora più importante, più rilevante è adesso questo nesso con la guerra in Medio Oriente, in cui io in questo momento sono estremamente pessimista, sostanzialmente per due motivi. Per quello che riguarda non tanto l'Europa ma gli Stati Uniti, credo che effettivamente ci sarà un trade-off di capacità militari all'Ucraina anziché a Israele, o meglio viceversa. Credo che questo non riguardi tanto l'Europa, perché non è che l'Europa stia dando assistenza militare ad Israele, è più un tema degli Stati Uniti, dove effettivamente non soltanto adesso in quest'anno sotto l'amministrazione Biden, ma che Dio non voglia, laddove ci dovesse essere un ritorno di Donald Trump, questo equilibrio tra Ucraina e questo scambio, diciamo, tra Ucraina e Israele sarebbe così evidente. Ma il punto che sottolineavi riguarda in realtà non tanto il supporto militare, quanto la credibilità dell'Occidente, anziché la credibilità della Russia, in quello che poi più generalmente, no, chiamiamo a volte a sproposito il sud globale, il sud del mondo. E credo che effettivamente la credibilità dell'Occidente sia stata drammaticamente, sia diminuita drammaticamente, sia stata drammaticamente, lesa dall'approccio che abbiamo avuto a queste due guerre, che hanno sottolineato, ahimè, ancora una volta quelli che generalmente vengono considerati doppi standard dei paesi occidentali. In un tempo, quando questo sud del mondo contava poco, sì, era un problema di carattere etico, morale, ma non tanto politico e strategico, in un mondo in cui